Parliamo ancora di calcio, segnatamente dell'Aquila, perché è ripartita ufficialmente la nuova stagione per la neopromossa. Squadra già competitiva, programmi ambiziosi. Ascoltiamo il direttore generale Simone Bernardini e l'allenatore Massimo Epifani, entrambi al microfono di Daniela Rosone. La società ha fatto investimenti importanti, significa che vuole vincere, è una squadra sicuramente forte. Sicuramente sì, la società. Sono io anche, insieme a tutte le persone aquilane, a Salvatore, a Ghirelli, che si stanno dando da fare tutti i giorni, insieme a tutta la gente aquilana, in primis i gemelli. Quindi abbiamo fatto, secondo me, un grande lavoro a 360 gradi. Siamo soddisfatti e chiaramente sappiamo bene che la raccolta pubblicitaria che abbiamo fatto quest'anno, anche sfruttando l'onda di entusiasmo della vittoria del campionato, sarà difficile riproporla, quindi ci proveremo come ci abbiamo provato l'anno scorso. Vogliamo fare le cose fatte bene, abbiamo una grande fortuna qui di avere tante persone che ci sono dietro, in primis tutte le istituzioni, l'amministrazione comunale, che non smetterò mai di ringraziare Biondi e tutto il suo staff, perché comunque credono fortemente nel nostro progetto, nel progetto della squadra della gente, e speriamo di riuscire a dargli soddisfazione anche quest'anno a tutti. Mister, innanzitutto, parte questo ritiro, è la squadra che lei voleva? Sì, è la squadra che abbiamo costruito da lontano, perché è partito da lontano il progetto. Siamo contenti di tutte le cose come sono andate in questa prima parte di stagione, quindi la costruzione di squadra, e finalmente è arrivato il giorno di iniziare a lavorare, andare in campo e cercare di fare le cose come abbiamo fatto l'anno scorso, con grande umiltà, con grande voglia di fare, cercando di arrivare all'appuntamento inizio del campionato in maniera impeccabile. Si stanno muovendo bene anche altre società. Sappiamo che il campionato di Serie D è molto più difficile di quello di Eccellenza, sarà un campionato livellato in alto e bisogna lavorare, bisogna andare in campo, bisogna cercare di fare quello che dobbiamo fare fino all'inizio del campionato, cioè, e mettere tanta umiltà, tanto senso d'appartenenza, cercare di fare un grandissimo campionato, sapendo che insieme a noi ci saranno altre squadre che lotteranno per vincere.